Bella ragazzi, qui c'è Stunked, siamo qui oggi su Extinction, siamo qui perché volevo portarvi appunto il primo gameplay su Extinction. Siamo qui in non solo da solo ovviamente oggi, siamo qui con Teovid96 che non può parlare perché poverino, lui è povero e non c'ha un microfono. No vabbè dai poverino, sono qui con Teovid96 come vi ho già detto. E anche lui ha un canale, però non si chiama Teovid96 ma si chiama TV Production 96. Dunque se volete passare vi lascio il link in descrizione e lasciate ovviamente un'iscrizione. Ma ora adesso bando le ciance, ciancio le bande, io direi di far partire Extinction. Allora, ho fatto una decina di partite, sì, non mi veniva la parola decina. Una decina di partite su questa modalità. Sono riuscito ad arrivare nella città, non la prima, la seconda. Non sono riuscito a trovare la cassa. Penso che ci sia la cassa, non ne sono sicuro. Ecco, intanto vedete David. Ah, è la tipa. Dunque, stai fermo, fammi vedere Erculo. Buono, buono. Ecco, lui è addetto alla trivella, ma qua la prenderò io per farvi vedere che bisogna prendere la trivella e piazzarla qua agli alveari e distruggerli. Parlo per chi non ha... Oddio, già subito che iniziano ad arrivare i rompipalle. Guardate, vedete che se tipo sta correndo e voi gli sparate si inciampa. Quello è bello, cioè mi piace abbastanza perché questo si sta stuprando la trivella. Perché gli alieni si stuprano la trivella? Ascoltami alieno, guarda se puoi morire un po'. Allora, vediamo un po'. Qua dovrebbe esserci un sacchetto dello sforco, ma non c'è. Mamma mia, vi premetto già che lui non è capace di giocare, io tantomeno. No, io me la cavicchio. Dunque adesso vedete che solo lui lavora con la trivella e lui farà tutto con la trivella. Allora io direi di prenderci il Love Vector, che è un'arma abbastanza buona, e andiamo a scavare in questi, perché qua non gli... ecco qua c'è il sacchetto, possiamo esaminiamo, a volte troviamo i dollari. Qua ho trovato il coltello che si può tirare come il Tomahawk, che praticamente è il coltello da lancio alla fine. Vediamo se trovo qua un altro sacco. Sono tutti sparsi in giro per esaminare. Qua non so che cazzo esamino. Accessorio ho trovato. Fuoco rapido, è ovvio che lo equipaggiamo. Vedete, quando equipaggiamo un potenziamento ci cambia anche il colore dell'arma. Qua ho trovato $250. Buono, sono ricco perché scavo in terra e grazie nello sporco. Accessorio ho trovato. Fuoco rapido, ce l'abbiamo già. E noi lo metteremo finché non ci danno il Vector oro. Ieri me l'hanno dato il Vector oro, perché quanto ci vuole darmi il Vector? Oddio, il Vector oro, buono, buono, buono. Il Vector, perfetto, buono, mi piace. Oddio, guardate anche quelle taniche di propano che ho fatto esplodere. Ho diviso in miliardi di pezzi uno zombie, non sono zombie ma sono alieni. Buona, mi piace questa moneta. Non so se c'è solo sta mappa o con pacchetti mappa arriveranno altre mappe. Altre mappe aliene, no, altre mappe zombie. Mi piace che anche l'Infinity World, oltre al fatto di fare solo guerra, abbia aggiunto un'altra cosa. Perché alla fine uccidi 20 alieni usando le pistole. Solo lui usa la pistola perché è povero, non si può permettere. Ma perché io devo usare la pistola per morire? Vedete anche in alto ci sono i progressi della trivella, lo stato della trivella. Quando la trivella viene distrutta noi perdiamo la partita, e anche ovviamente se moriamo tutti e due perdiamo la partita. Il brutto è che non si possono comprare le munizioni, dunque se volete le munizioni dell'arma che avete, io il Vector oro, dovete ricomprarvi tutta l'arma, dunque non ci sono mezzi costi. Io sto già morendo con sta pistolina di... E smettila di saltare. Oddio. Come se non la smetto. Oddio, ho finito le munizioni. Buono. Dai, la Chicom. E la Chicom. Perché mi viene Chicom? La Vector. Dai, Vector. Dai, Vectorina mia. Vectorina mia bella oro. Ma smettete di saltare. Siete peggio delle rane.
le rane zombie. Buono, adesso la prendo io la trivella, perché lui ovviamente non capisce niente, non sa cosa deve fare, poverino. È il primo qua da qui gioca. Non scherziamolo, perché non ci può sentire. Ovviamente farò episodi da 15 minuti per non rompervi le balle. Li metto il propano. Serve qualcosa. Allora, siccome... Oddio. Scusa, ho fatto esplodere il propano, ma c'era lo zombie che voleva cagare. Allora, io direi di attivare anche la trappola, il cinto elettrico. Vedete che adesso è tutto elettrico. E gli zombie, se vogliono arrampicare, prendono una scossa assurda. Dunque non gli conviene. Dai, dai. Buona, che morite tutti. Perché lui mette il propano dove io devo sparare? Va bene. Allora, oddio, non so, non ci sono i round, dunque non so come fanno a contare i record mondiali, cose del genere. Vabbè, non mi interessa, perché ovviamente io non giocherò mai per fare il record mondiale, anche perché io proprio devo giocare per fare il record mondiale. Ecco, avete già capito cosa intendo. E la trivella è metà, l'importante è che la trivella rimane in piedi. Allora, appena finito qua di trivellare, vi faccio vedere un po' come funzionano i punti abilità, anche se non lo so nemmeno io. Dunque, vediamo, appena ho finito qua, allora io mi siederei qua dietro la trivella e proverei. Oddio, ho ucciso uno. C'è il recinto elettrico che ho attivato. Ah, bisognerebbe attivare anche di qua. Bisognerebbe attivarlo anche di lì, ma purtroppo non glielo posso dire. Ecco, bisognerebbe attivarlo anche qua. E bisognerebbe. Cioè, oddio, ho preso la scossa col mio recinto elettrico. Oddio. E perché si è spento il recinto elettrico? Dai, Cicom. Questi non mi cagano per niente, perché vogliono andare a stuprare la trivella. Ok, la trivella ha finito il suo lavoro. Qua arrivano miliardi di cose a romperci le balle. Ok, il mio grado è aumentato, dunque mi sembra di essere arrivato al... non so che non sono arrivato. Comunque all'inizio si parte sempre con la pistola, e la pistola, l'arma della pistola non si può cambiare. Dunque adesso vediamo se lui capisce di prendersi la trivella. Poi vi faccio vedere un po'. Oh, abbiamo 3 punti abilità. Qua è tutto quello che ci serve. Allora, vediamo. Esplosivi di squadra, torretta e quei 4 esplosivi con un maggiore razzo d'effetto. Noi facciamo questa. Salute più 50%, questa serve. E ci andiamo a potenziare la pistola. Danni a lungo raggio aumentati, dunque la potenziamo anche questa. Ok, e ci hanno messo il freno di bocca. Allora, perché lui non viene a prendere la trivella? Buono. Allora, siamo a 8 minuti a 15, come ho già detto, non voglio ripetere le cose. Stopperò. Esaminiamo qua un po' cosa ho trovato. $100, buono. Cazzo, sali sul muro. Tanto ammazza lo stesso. No, mirino termico non lo metto per niente. No, non posso metterlo qua sopra. Immaginate che bello il mirino termico su. Allora, oddio. Io ovviamente non lo voglio mettere qua sulla Vector, perché la voglio oro io la Vector, perché sono tamarro, sono coatto. Allora, qua non ci sono, stavo dicendo, qua non ci sono alieni, ma invece vediamo se lui muore, tanto non gli mancherà tanto prima di morire, poverino. Dopo li guarderà questo video e non sarà più mio amico, perché lo sto infamando da paura. Allora, vediamo se muore, così vi spiego un po' cosa succede quando muori. Vabbè, comunque ve lo spiego così in linea generale. Allora, quando lui muore, io posso, ho 30 secondi per rianimarlo, se no a terra rimane una piastrina come salvataggio, e posso andare a rianimarlo dalla piastrina. Solo che se lo rianimo dalla piastrina rimane con la pistola, invece se lo rianimo prima che compaia la piastrina gli rimane anche l'arma che ha comprato e tutti i potenziamenti, tutti i punti abilità.
Dunque, se giocate con un amico, per bene suo, salvate che è finito il colpo, per bene suo, salvatelo prima che il... oh cazzo, la tivella è sotto attacco, vedete che la resistenza della tivella sta scendendo. Perché ci sono... perché gli zombie si vogliono... guarda, si sta stuprando la trivella con lo schifoso. Ne uno dietro che mi sta... che mi è abbastanza collato e mi sta uccidendo. Vediamo di riparare la trivella. Vediamo quanto ci metto. Vediamo se qualcuno mi protegge. Spero che qualcuno mi protegga. Ok, non sono riuscito a ripararla perché... appunto... ha finito il suo... tu muori. Ok, tu sei già morto. Va bene. Mi sa che devi morire tu, eh. Prendiamocela sulla trivella. Ok, qua è il punto in cui arriva l'elicottero per distruggere quella muraglia di melma schifosa che c'è là. Appena abbiamo buttato giù il muro, stop il video e ci ribecchiamo la seconda parte. Vediamo, butta giusto un minghia di nido. Ah, qua vedete questa scia e quella della trappola di benzina che adesso vi faccio vedere. Vabbè, qua piazziamo la trivella, anche se non deve fare un cazzo. Vediamo se arriva l'elicotterone. Oddio, cos'è quella roba? Lì, vedete signori, lì nel cratere c'è sotto Bob Marley che si sta fumando una canna. Dunque vedete tutto il fumo che sale. Vediamo, esaminiamo un po' di merda. Cosa? Ah, gli scorpioni, qua ci sono gli scorpioni, quelli che... ok, io attivo la trappola infuocata. Non è accurare addosso al mio elicottero. Vai, oddio, perché questo... Ho capito che mi vuoi bene, ma io no. Dunque non basta venire a abbracciarmi, per piacere. Mi sa che moriremo qua. No, vabbè, non tiriamocela la sfiga, non tiriamocela addosso. No, di lì non ci passo assolutamente, perché sennò divento un arrosto. Arrosto di persona condito con Vector bruciacchiato. Ok, basta con queste battute. Perché gli zombie devono sputare una cosa verde dal culo? Buono. Dov'è questo... perché continua a dire zombie? Non lo so, non so perché continua a dire... perché tu... oddio! Perché mi devi... perché ti devi eccitare addosso a me? E perché io non ho più... perché io non ho più munizioni di niente? Dunque attiviamo ancora una volta... oddio, ma chiuso... Andiamo a prendere le munizioni per la Vector. Io attivo ancora una volta la trappola infuocata. Copritemi gli scorpioni, signore mio. Avere le munizioni, il coso. Ah, quello lì mi sa che stai bruciando, eh. Cos'è quella roba lì? Perché uno scorpione per prendere una tannica. Ah, una tannica di propano. Smetti di eccitarti addosso a me. Sei morto, brutta merda. Oddio, gli si sono chiusi gli occhi, che figata. Avete visto, gli si sono spenti gli occhi. Perché mi devi... tu sei più eccitato di tutti, cavolo. Allora, oddio. Perché il mio compagno di avventura è dovuto morire? Oddio, ma quanti ne ha qua? Allora, vediamo se riusciamo a rianimarlo. Dai, che ce la faccio. Non avvicinatevi. La prima cosa che deve fare è andare... ok, sono riuscito a rianimarlo. La prossima volta che muoio vi faccio vedere la piastrina. Anche se mi bestemmerà dietro in miliardi di lingue. Miliardi. Mamma mia, quanti colpi ti ci vogliono per cadere a te. Altri scorpioni? Dove sono? Tu non so cosa sei, ma non sei di sicuro uno scorpione? Eccolo lo scorpione, l'ho trovato. Allora, siccome gli scorpioni cadono lì, penso che qua ci sia anche
siccome c'è con la rete, penso che ci sia anche una trappola elettrica, però non vedo fili. Dunque penso che... boh, non lo so se c'è o no. Dai ragazzuolo, oddio. Che cos'è qua, la riunione degli scorpioni? Senti, muori. No, ho sbagliato a lanciare il coltellino. Buono. Sì, tanto ne vuoi... ok. Per fortuna che c'è chi mi salva. Cazzo, a questo gli ho fatto una supposta. No. Perché mi... oddio, vai via. Oh, ma tu mi hai rotto le palle, mica eri morto. Ok, sono stato... sono a terra. Vediamo se... TV Production 96, anche... se si chiama qua Teovid, riuscirà a salvarmi, ma la vedo molto dura. Allora, vediamo se riesce a venire a salvarmi quello. E dai. Oh, probabilmente non si è nemmeno accorto che sono morto. Vediamo se riesce a venire a salvarmi. Dopo se... non riesce a venire a salvarmi. Buono. No, io non voglio rimanere spettatore. Vediamo lui. Tanto morirà, dunque non voglio stoppare il video adesso. Se riesce a rianimarmi lo stoppo e lo faccio ripartire. Oddio, quanti cavolo. Oddio, guardate la mira. La mira abbastanza di merda. Allora, vediamo cosa fa. Come minimo morirà, perché conoscendolo... ok, abbiamo perso, buono. Allora signori, se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace. Mi dispiace, ma c'è solo stato un solo episodio. Quando saremo più pronti arriveranno molti più episodi. E se vi è piaciuto lasciate un mi piace. Lasciate sempre su lasciate, che lo dico sbagliato. Lasciate un mi piace, un commento. E se vi va iscrivetevi sia al mio canale Già Stanca sia al suo TV Production 96, che troverete il link in descrizione. Dunque da noi due, lui non può salutare, è tutto per oggi.